Oggi si festeggiano due grandi anniversari, ma non solo, si sta aprendo un capitolo importante per Stella, sarà Stella Group Spa. Esattamente, c'è intenzione nostra di creare, di unificare le due aziende, Stelbi e Weister, in un'unica azienda per ottenere delle vere economie di scala che vogliamo fare. C'è in più in ordine di idee di spostare la Weister da Cison, che adesso è Cison, portarla qui nella sede centrale. L'azienda si chiamerà Stella Group. E lei quando ha iniziato si immaginava di riuscire ad ottenere dei traguardi così importanti? Assolutamente no, se mi avessero detto 30 anni fa che quest'anno, se calcoliamo le due aziende, molto probabilmente fattureranno vicino ai 22 milioni o forse anche le supereranno, dipende da come andranno questi mesi qui, io direi che non avrei mai immaginato di arrivare così distante. E com'è possibile, com'è stato possibile mantenere i punti saldi della vostra azienda, della vostra filosofia durante tutto questo periodo? Si parla di 25 e 30 anni. Beh, diciamo, bisogna, secondo me, gestire bene il presente, soprattutto, quello è molto più importante, pianificare il futuro. Pianificare il futuro e avere soprattutto tanti progetti nel cassetto. Se non si hanno i progetti nel cassetto, prima o dopo l'azienda è destinata al declino. Noi invece, per fortuna, nel nostro cassetto di progetti ne abbiamo tanti. Il ricambio generazionale preannunciato premette una serie di spinte innovative nell'azienda e volevamo sapere anche quanto è importante per voi la spinta giovanile, il lavoro dei giovani. Beh, intanto c'è da dire che il cambio generazionale non è qualcosa di programmato, ma che avviene in maniera abbastanza automatica, no? Quando è fissato in un certo giorno vuol dire che qualcosa sicuramente non andrà bene. Per noi è importantissimo e siamo stati fortunati perché i nostri genitori comunque ci hanno lasciato fare dei passi in avanti e hanno saputo loro quando era il momento di fare un passo indietro. L'apporto che i giovani danno alle aziende è importantissimo perché comunque porta una ventata di freschezza, una ventata di cambiamento senza mai però cambiare quelli che sono gli insegnamenti e le abitudini precedenti. Quindi sì, una ventata di freschezza, ma anche con un'impostazione abbastanza fissa che viene dalla precedente gestione. E quali saranno i nuovi obiettivi della nuova Stella Group Spa? Sì, allora noi proprio oggi ufficializziamo la fusione delle nostre due aziende e è un passo importante perché rimarranno, diciamo, i due marchi Stelbi e Weister commercialmente separati, nel mercato rimarranno separati, però siamo altrettanto convinti che l'unione fa la forza e quindi avere un'unica azienda forte e presente su più mercati è una cosa importantissima. Sindaco, aziende come queste in situazioni come queste dimostrano quanto apporto danno al territorio e quanta ricchezza possono portare. Assolutamente sì, questa è un'azienda solida, molto conosciuta, importante anche per il nostro territorio e non solo, e quindi festeggiare oggi i 30 anni dell'azienda Stelbi è sicuramente un grande orgoglio anche per il paese, per quello che l'azienda ha saputo dare e continua a dare al territorio, per cui io faccio veramente un grande in bocca al lupo alla famiglia Stella per l'impegno e la determinazione che hanno avuto in questi anni nel portare avanti questa importante realtà che ha fatto sì che dia e che abbia dato e che continui a dare anche molto lavoro a molte famiglie della nostra zona.